Okay. Gentili amiche e gentili amici, benvenuti al Pallacarbola per l'ottava giornata della Serie A Berretta. Incontro molto molto importante quest'oggi al Parasport di Trieste, tra Premo Trieste e la Team Network Albatro. Veniamo quindi alle formazioni delle squadre. Con la Team Network Albatro, il numero 1 Javier Ignazio Grande, 4 Jean Pablo Quello, 10 Patricio Federico Vanoli, 12 Gabriele Nobile, 14 Thomas Valentin Canete, 15 Gianluca Vinci, 21 Matteo Pola, 22 Alessio Lobello, 23 Massimo Miguel Murga, 24 Giuseppe Cuzzupè, 25 Dario Nunzio Quattrocchi, 30 Gabriele Sortino, 32 Marco Bobicic, 34 Zoe Mizzoni, allenatore Giuseppe Vinci. Per quello che concerne la Palermo Trieste, con il numero 5 Gianluca Dapiran, 6 Giacomo Rovatin, 7 Gabriele Mazzarol, 9 Alex Pernic, 10 Nicola Popovic, 12 Marco Milovanovic, 13 Massimiliano Di Nardo, 15 Aleksandar Stojanovic, 16 Nicolò Zoppetti, 18 Davide Palisato, 19 Marco Visentin Capitano, 23 Francesco Bosco, 33 Luca Sandrin, 44 Dovidas Quodis, 77 Adam Bratkovic, allenatore Giorgio Veglia, arbitri incontri signori Riello e Panetta. Andiamo quindi con il commentare il match, con il primo possesso che è in mano della formazione ospite in maglia bianconera, che attacca da destra verso sinistra. Quindi Murga per Canete, poi nuovamente Murga, Canete dal versante opposto, prova la penetrazione, c'è il tiro da parte di Mizzoni, ma nulla di fatto, quindi certo che rimane sempre ancorato sullo 0-0 con Trieste, che quindi conquista il posto palla ed ora in fase offensiva Barkovic per Rovatin. Dal versante opposto Quodic, quindi Rovatin, Bartolic,
Rovatin, Bratkovic, Rovatin per Bratkovic. Quindi il tiro e la traversa piena colpita da parte di Dapiran, nulla di fatto, quindi sempre 0-0 al Pallacarbola. Subito Siracusa si fa sotto con questo tiro e c'è quindi la rete da parte di quello che sblocca il risultato sul 1-0, quindi quando siamo al minuto e 40 passa palla quindi Trieste, e andiamo con Brandolin a commentare questo incontro. E diciamo subito una sfida per il momento in questo primo inizio subito equilibratissima con Siracusa che è ora in avanti. Siracusa anche l'altra partita giocato a Siena, e diciamo ha giocato molto bene anche se ha perso per 5 gol. Intanto ha segnato, ha raddoppiato Siracusa e bisogna dire che aveva giocato molto bene e quindi non è all'altezza dei suoi 2 punti in classifica, ma bensì Trieste dovrà stare molto attenta e si vede già dalle prime battute. Ecco, ricordiamo che Trieste sinora ha giocato 7 partite, vincendone 3, pareggiandone 2 e perdendone 2. Dall'altra parte Siracusa ha giocato 1 partita in meno, 6, ne ha vinte 1, pareggiate 0 e perse 5. Quindi torniamo in cronaca con Trieste in avanti e c'è il tiro da parte di Sandrin che va poco sopra la traversa e quindi si porta nuovamente sotto Siracusa che sta conducendo per 2-0. Viene nel frattempo fermato in maniera fallosa Canete, quindi c'era 9 metri per la formazione siciliana. Alla battuta Mizzoni, quindi Canete al centro per Murga che imposta l'azione d'attacco, poi Canete per Sortino, Murga, quindi Murga nuovamente, Canete prova il tiro meno è fermato in maniera fallosa da parte di Bratkovic. Qui nuovo 9 metri per la formazione di coach Vinci. Fase di studio. Sì, ammonito Bratkovic nel frattempo e diciamo che Trieste ha iniziato molto contratta, gioca con la sua solita difesa e ci ha messo grinta, ma Siracusa ha trovato 2 bei gol e sta giocando con molta velocità di giro di palla. Diciamo pure che in settimana Coach Veglia ha dato particolarmente attenzione alla difesa 6-0 da parte di Trieste durante l'allenamento. Esattamente, hanno impostato nuovamente la già buona difesa 6-0 proprio per e rafforzarla ancora di più e riuscire a recuperare palle per far partire quelli che sono i 2 punti di forza del contropiede. Nel frattempo parata di Bratkovic che poi il pallone è andato a schizzare sopra la traversa decretando il nulla di fatto. Dall'altra parte Trieste sblocca il risultato con Quodis, quindi Trieste 1, Siracusa 2. Quando siamo giunti al 5° minuto del primo tempo, quindi ora imposta l'azione in fase offensiva la Team Network Albatro con Murga per Canete, Murga dal versante opposto per quello, Murga, Canete per Sortino che finta il tiro, poi imposta per Canete che prova la conclusione ma viene fermato in maniera fallosa da parte del muro biancorosso, quindi 9 metri per la formazione siciliana. Canete, quindi Murga per quello, Canete, poi grande combattimento in attacco per Siracusa che mantiene il possesso palla e prova la conclusione con Murga, poi c'è la respinta da parte di Milovanovic e successivo sfondamento da parte dell'attacco
E la stessa cosa anche per Trieste con da Pirane, quindi diciamo pari, un sfondamento a testa, le ultime due azioni. In questo momento le ultime due azioni sono molto più, altro sfondamento, sono molto più concitate e si prende due minuti il giocatore di Siracusa, numero Murga, sì, e perché ha un po' protestato su questo sfondamento. Diciamo che in questo momento tecnicamente la partita non è bellissima, ma c'è una grinta, una volontà di guerreggiare proprio enorme fra le due squadre. E quindi il risultato che rimane sempre invariato, con Siracusa a condurre le danze per 2-1, ma Trieste ora ha il possesso palla, Quodis Volatin. Si porta in avanti per Bratkovic che trova, scusate, per Sandrin che trova un'autostrada e va a impattare sul 2-2. Quindi nuovamente si pareggiano le sorti qui al Pallacarbola in questa ottava giornata della Serie Beretta. Quindi con Lucio Bandolini andiamo un po' anche a commentare i precedenti di ambo le squadre. Dunque, nella settima giornata, come ho detto prima, Lego Siena ha battuto il T-Network Aibatro per 32-27, mentre Trieste ha fatto il colpaccio andando a vincere sul difficile campo di Cassano Magnago per 25-24. Diciamo che, appunto, anche prima ho detto, la classifica di Siracusa è un po' falsa, perché Siracusa in realtà ha giocato sì 6 partite, quindi è una delle squadre che ha giocato più partite, però i 2 punti sinceramente sono pochi, perché ha un organico e una squadra che sa giocare la palla a mano. Quindi entriamo in cronaca con Siracusa in avanti e viene fermato in maniera fallosa Mizzoni, quindi 9 metri per formazione siciliana che mantiene il possesso palla e nuovamente viene fermato questa volta quello, quindi c'erano nuovamente 9 metri per Albatro che sta giocando al limite del passivo, deve trovare la conclusione e lo fa andando a rete. Andando a rete con il numero 4, quello, quindi Siracusa 3, Trieste 2. Dall'altra parte c'è la rete, la pronta risposta da parte di Quodis, quindi 3 pari. Grande equilibrio in questi primi minuti, come diciamo qualche istante fa, una fase di studio, si sono viste, diciamo, un sfondamento, una parata, l'altra parte è pronta risposta, diciamo veramente grande equilibrio. In questo momento c'è grande equilibrio, ma torno a sottolineare, le due squadre non stanno giocando fluidamente, si gioca più di grinta che tecnicamente. Ricordiamo che quest'oggi Capitano Visintin si è stato convocato, ma per onore di firma, in quanto ha un risentimento muscolare e molto probabilmente rimarrà in panchina per tutto l'incontro. Quindi entriamo con il commentare la partita. Si sta recuperando palla, ma c'è stata questa infrazione da parte dei biancorossi, quindi 9 metri per Siracusa, che quindi imposta l'azione offensiva con Murga, poi nuovamente gioco molto spezzettato, perché ci sono molti falli, perché Siracusa sta giocando molto col pivo e Trieste sta difendendo molto duramente, quindi ci sono molti falli. Anche adesso c'era una bella parata di Milovanovic, ma che non serve niente perché era un fallo su 9 metri per Siracusa. Quindi entriamo in cronaca con Siracusa a mantenere sempre il possesso palla, quindi Canete prova il tiro e nuovamente qua ci sono 2 minuti che vengono affibbiati a Di Nardo, quindi Trieste è costretta a giocare con un uomo in meno e c'è quindi il conseguente tiro di rigore
a favore della formazione siciliana con Lucio Bernardini. Andiamo un po' a commentare quest'ultima azione. E indubbiamente diciamo che Di Nardo ha difeso un attimo dentro l'area, quindi era già dentro, e in più ha fatto un fallo bloccando in maniera irregolare l'attaccante di Siracusa. E Siracusa va in rete dai 7 metri, quindi il risultato è Siracusa 4, Trieste 3. Siracusa è andata in rete con quello, un mancino veramente molto molto pericoloso in fase offensiva. Trieste dovrà tenerlo particolarmente d'occhio, quindi ora in avanti biancorossi con Sandrin. Quadri, spara il tiro e c'è la parata da parte di Grande, e quindi Siena si pone nuovamente in fase offensiva, rallenta un po' l'azione, quindi Canete per Bobicic, quindi Murga, Canete per questo tiro che va a segno da parte di Sortino, e quindi allunga l'albatro 5 contro i 3 gol di Trieste. Sì, Trieste queste due azioni del Siracusa le ha subite con l'uomo in meno. In questo momento è entrato l'uomo di movimento al posto del portiere proprio per eguagliare i 6 giocatori in campo. Quindi Sandrin per Quodis, poi Rovatin, Vlatkovic, Rovatin, Quodis al centro per Rovatin, che viene fermato in maniera fallosa, quindi normalmente per Trieste pernice la battuta. Rovatin a impostare l'attacco per Quodis, Rovatin, Bratkovic in palleggio per Quodis al centro, mentre per Rovatin che prova a cercare di entrare e poi viene fermato in maniera fallosa. Quodis, no, metti per Trieste, pernice la battuta. Quodis, Rovatin, Bratkovic in palleggio, Trieste deve cercare la conclusione perché sta giocando al limite del passivo. Quodis pesca Pernic, che viene fermato in maniera irregolare da parte di Bobicic, quindi Trieste rimane sempre in possesso palla, ma deve trovare al più presto una conclusione, e lo fa con Rovatin, squadra con Vlatkovic, ma c'è la pronta risposta da parte dell'estremo difensore siciliano, e così i bianconeri possono cercare di trovare l'allungo. Forse una Siracusa in questi primi minuti più cinica. Più cinica, sì, molto più cinica. E Trieste, diciamo, sta girando ancora vuoto in attacco. Difesa bene, ma in attacco ancora deve carburare. Non è ancora un attimo scesa in campo. E quindi Siracusa in avanti con Canete. Poi viene fermato in maniera irregolare dal muro bianco-rosso, e quindi i siciliani possono nuovamente impostare la manovra. Quindi Canete per Sortino, Canete in palleggio, prova il tiro e trova la sesta rete per i suoi contro le 3 di Trieste. Trieste deve cercare di sbloccarsi in avanti per rimanere a contatto della formazione avversaria, quindi in palleggio Sandrin per Rovatin, Sandrin, Rovatin, Quodis, Sandrin, Rovatin, Di Nardo, quindi Bartolic dall'altra parte, Rovatin, poi Quodis per Bratkovic, fermato da due giocatori, Di Nardo, e quindi c'è l'ammonizione affibbiata al numero 4, quello. Quindi 9 metri per i giuliani, con Di Nardo pronto alla battuta. Ricordiamo il punteggio: Trieste 3, Siracusa 6. Quindi Rovatin, Quodis per Rovatin, Quodis, Rovatin per Bratkovic, poi c'è il tiro e la rete
di Dapiran, che accorcia le distanze per i biancorossi. Quando siamo giunti quasi alla metà del primo tempo, Trieste 4, Siracusa 6. E in questo momento manovra Siracusa e la partita si è un po' calmata e le squadre tentano di ragionare di più e girare di più la palla. E qua c'è la rete da parte di quello, come dicevamo, va la spina nel fianco della difesa dei triestini, quindi c'è qua 7 Trieste 4 e trova la rete nel frattempo Bratkovic, e quindi Trieste si punta sotto di due lunghezze, Trieste 5 arbitro Siracusa 7, e quindi veramente Trieste deve cercare di accelerare i tempi per riacciuffare la formazione ospite, che sta per il momento dando concretezza al suo gioco. Quindi Canete per Bobicic e c'è il tiro sotto mano e va in rete Murga, capitan Murga, a fissare l'ottavo sigillo per i suoi. E veramente trova molte conclusioni con diversi giocatori la Siracusa. Sì, veramente stanno segnando un po' tutti. Volevo sottolineare nel frattempo che Trieste ha cambiato portiere, è entrato Zoppetti al posto di Milovanovic. Zoppetti spesso è entrato a partita in corso e ha dato un contributo veramente enorme. Gol di Dapiran. E quindi Dapiran trova la sesta rete per i biancorossi contro le 8 della Team Network arbitro Siracusa, che ora si porta in avanti e imposta l'azione offensiva. Quindi Bobic per Kutsupè, poi Canete al centro, Canete in palleggio, quindi questo tiro che si va, lo para molto molto bene Zoppetti e subito Giuliani davanti trovano il settimo sigillo e Trieste si fa sotto. Ora c'è solo una rete che separano le due formazioni. C'è stata questa fiammata da parte della formazione di coach Oveglia, che quindi ha risvegliato Trieste con un parziale che la porta a stretto contatto della formazione avversaria. Sì, ci sono dei giovani interessanti e in campo non vedo nella lista, sì c'è nella lista della Teamwork Kutsupè, che è un ragazzo under 17, in questo momento non è in campo però è in panchina. È interessante, dall'altra parte avevamo visto il gol di Rovatin, che quindi è in pratica un ragazzo che deve compiere ancora 18 anni, quindi la pallamano italiana deve puntare su questi giovani. Ovviamente sulla linea verde, che è il futuro della pallamano. Nel frattempo il gioco si è fermato. Vediamo che è stato cambiato il pallone e quindi Siracusa rimane in possesso con questa azione d'attacco. Vanoli per Canete, Vanoli dal versante opposto, poi un altro Vanoli per Lobello, quindi quello per Canete, Vanoli cerca e trova il tiro, il numero 32 Bobicic, però il gioco è stato fermato in anticipo. Sì, per un fallo. Adesso Siracusa si presenta dai 7 metri e Zoppetti para. Ci sono ogni partita Zoppetti ha parato il primo rigore in tutte le 8 giornate. Quindi Zoppetti neutralizza il tiro dai 7 metri
di quello. Rimangono invariate le distanze, Sassari a condurre per 2-9-7, e quindi Quodis per Dapiran, quindi Sandrin, Dapiran, Bratkovic, Dapiran, Quodis, prova il tiro e trova la conclusione che regala a Trieste l'ottava rete, e quindi i giuliani si portano nuovamente sotto di 1, 8 Trieste, 9 Team Network Albatro, con il cronometro che indica il 20° minuto. Quindi Bobicic per Canete, Bobicic, quello in palleggio, prova l'elevazione, prova il tiro, ma poi la situazione possibile, Bobicic per quello, viene braccato Bobicic da Bratkovic, quindi 9 metri per l'arbitro. Bobicic, quello, Canete, Bobicic fermato da Bratkovic, 9 metri per si accusa che sta giocando al limite del passivo e perde variamente palla, la recupera da Piran, quindi Trieste in avanti con il tiro e la rete dei biancorossi, con Stojanovic che è entrato e ha realizzato la sua prima rete, no? Ma è stata annullata perché ha fatto passi, no? Comunque, bella conclusione, diciamo. Stojanovic è un ragazzo che non ha ancora fatto 17 anni. È entrato subito, diciamo, a freddo, ha trovato la conclusione, è stato il gol annullato, però, diciamo, gran carattere per erigersi e poi trovare la conclusione. Diciamo che fisicamente è molto prestante, e nessuno gli darebbe la sua età, torno a ripetere, non ha nemmeno 17 anni. Prima dicevo della linea verde per la pallamano italiana, e lui è sicuramente uno del futuro della pallamano italiana. Ricordiamo quindi il punteggio che vede Sassari con 2-1 e avere il posto palla, 9-8. Quindi Vanoli per questa irregolarità di sfondamento da parte di Siracusa, quindi i giuliani possono trovare la rete del pari. Zoppetti per Dapiran, che passa a metà campo, Sandrin per Bratkovic, Sandrin, Dapiran, Quodis, e nel frattempo c'è il minuto di sospensione. Oveglia ha chiamato il minuto di sospensione, e bisogna notare che Dapiran, che è alla sinistra pura, sta facendo il centrale, e anche a Cassano Magnago ha giocato da centrale portando a casa il risultato che ha portato, e per questo Oveglia ha schierato Stojanovic, giovanissimo, nell'ala sinistra. Partita comunque sicuramente combattuta, quella di quest'oggi, non diciamo forse bellissima da vedere, però molto molto incisiva, con le squadre che spesso, come in questo momento, sono a contatto, e sicuramente Trieste soffre la mancanza di Capitan Visintin, che è un elemento veramente importante nell'economia di gioco dei biancorossi. Esattamente, anche se molto anziano, e diciamo che lui porta un certo carisma nella squadra, per cui i ragazzi sanno che è in squadra, e torno a ripetere, addirittura Cassano Magnago ha segnato 5 reti giocando nella sua ala sinistra, per cui Dapiran poteva fare il centrale, no? Adesso, mancando Visintin alla sinistra, c'è questa novità di Stojanovic, questo ragazzo giovane, e vedremo cosa porta a Trieste. Quindi ora Trieste avanti, Dapiran, Quodis, Dapiran, quindi Dovatin, Dapiran, Bratkovic, contro il marcato uomo, quindi Quodis per Dovatin, Bratkovic, Dovatin, prova il tiro,
Da Piran poi c'è la parata di, da parte di Grande, un portiere italo-argentino anch'esso di grande esperienza, e lo si è visto in questa parata quando era tu per tu con Da Piran, quindi nulla di fatto, sempre ancorato sul più uno per Siracusa che ora in avanti. Quindi Bobicic prova il tiro e trova l'angolino basso alla sinistra della porta difesa da Zoppetti. 10-8 il tabellone a 7 minuti dalla conclusione del primo tempo, sta a indicare questo grande equilibrio che si è per il momento delineato. Quindi Rovatin, Da Piran, Quodis, Da Piran, Quodis in palleggio, finta il tiro al centro per Da Piran, Rovatin, Da Piran, Quodis in elevazione, va a realizzare la nona rete per Trieste, veramente un tiro d'astuzia da parte del giocatore di Trieste. Sì, il lituano Quodis che deve ancora ambientarsi. E, diciamo, è arrivato a Trieste e che non conoscendo né la lingua, parla anche inglese ma stentato, ha avuto qualche difficoltà a entrare negli schemi di gioco, ma di partita in partita sta migliorando. E poi, come abbiamo visto anche più volte, c'è da aggiungere che è dotato di un gran tiro molto potente. Dall'altra parte parata di Zoppetti su tiro di Vanoli, quindi Trieste nuovamente il possesso per trovare il pareggio. Da Piran in sottomano trova la rete del 10 pari quando il cronometro sta ad indicare il 25esimo minuto esatto, quindi veramente gara combattutissima questa del Palacarbula per l'ottava giornata della Serie A Berretta fra Pallavano Trieste e Team Network Arbatro Siracusa, con ora gli ospiti in possesso palla. Canete per Murga, poi Canete prova il tiro, il pallone va fuori, quindi Zoppetti, poi Da Piran per Quodis, contrastato ma mantiene sempre su palla, prova un leggero pallonetto e... Qui c'è il fallo ai danni del lettone, quindi ci sarà 9 metri da parte del lituano, scusate, da parte di Trieste, con Di Nardo, Quodis, Da Piran, Quodis, quindi Da Piran, Rovatin, Da Piran, Quodis, Quodis, Da Piran per Rovatin, palleggia, poi si accentra Vlatkovic, c'è la rete questa volta buona da parte di Stojanovic, che realizza la prima rete in Serie A. Il giovane Stojanovic, la rete da parte sua era nell'aria, possiamo dirlo, e c'è il vantaggio da parte dei giuliani, 11-10, e quindi il minuto chiamato da parte coach Vinci per spezzare questo ritmo di Trieste che in questi ultimi minuti è andata a salire l'intensità. Sì, Trieste ha iniziato a manovrare meglio in attacco e in difesa chiude molto bene, e diciamo che i tiratori di Siracusa sono stati chiusi anche dal portiere Zoppetti, e quindi la partita ha preso un'altra direzione, anche se è una partita che andrà fino alla fine combattuta, perché basta vedere le due squadre che nessuna delle due ha intenzione di lasciare nulla all'avversario. E come sempre lucidissima l'analisi di Lucio Brandolin, grande portiere della Trieste fine anni 70, inizio anni 80, portiere di grande esperienza e grandissimo commentatore che analizza sempre in maniera dettagliata le partite. E quindi noi riprendiamo con il nostro commento con i giuliani in avanti 11-10, ma il possesso palla in questo caso è a favore
della formazione di coach Giuseppe Vinci. Quindi canete per Bobicic. Quindi canete Bobicic, si gioca molto su quest'asse, prova la conclusione e il pallone esce. Quindi nulla di fatto, quindi Trieste in avanti, da Piran Quodis. Giusto, infrazione di passi di Dapiran, che ha fatto veramente un passo in più in maniera. Infatti, e questo costa il gol a Trieste, quindi pareggio 11-11 a 3 minuti, meno di 3 minuti dalla fine del primo tempo. Rete siglata da quello, quindi qua Trieste spreca in avanti, Siciliani subito tentano l'offensiva, recupera Bratkovic, poi Trieste poi il contropiede da Piran per Quodis, il tiro, la parata da parte di Grande. Trieste si mangia la rete del possibile vantaggio, veramente un peccato. Trieste aveva innescato il contropiede e c'è stata la parata da parte di Grande a tu per tu con Quodis, e quindi risultato ancorato sull'11-11. Murga per Canete, Murga fermato da Di Nardo in maniera fallosa, 9 metri per i siciliani, quindi Canete, Murga per quello, poi Canete tenta di penetrare, Trieste recupera la palla e si porta in avanti, ma la perde Brankovic, poi batte di batti, posso rimanere, torna in favore di Trieste. Robatin per Quodis, pallonetto da parte di Stojanovic che di poco va fuori, un vero peccato perché gli arcorossi potevano trovare la conclusione del più uno. Il pallone ha sfiorato il palo ed è quindi uscito, e tutto rimane invariato quando siamo entrati nell'ultimo minuto di partita con la squadra di Vinci, quindi che imposta in avanti l'azione offensiva con Canete, quello prova il tiro, palo, però il possesso rimane in favore dei bianconeri, c'era un'infrazione di doppio palleggio netta di Siracusa che gli arbitri non hanno rilevato e Siracusa va in gol. Più uno Siracusa, 12-11, ma mancano 10 secondi alla conclusione del primo tempo. Testa di trovare subito la conclusione per cercare il pareggio e lo fa con Dapiran, e quindi il primo tempo si conclude sul 12-12. Noi ci fermiamo un attimo qui per la pausa e torniamo a breve.
E prendiamo quindi il secondo tempo della partita fra Trieste e Team Network Albatro con la prima rete di questa seconda frazione andata a segno da parte dei biancorossi con Gianluca Dapiran, che quindi sblocca l'equilibrio. Trieste 12, Team Network Albatro 12, e quindi ora i bianconeri ospiti si portano in fase d'attacco con Bobicic, quindi Murga, Bobicic, Murga, prova il tiro e realizza la rete del nuovo pari, 13-13. Quindi i biancorossi ora in avanti, e c'è la rete siglata da parte di Rovatin e porta nuovamente la formazione di casa in avanti, 14 Trieste, 13 Siracusa. E quindi dopo un primo tempo diciamo equilibrato, questo inizio si presenta altrettanto. Certamente, viste le due squadre sono scese con la stessa grinta del primo tempo in campo, e per cui assisteremo a una partita di colpo su colpo. Adesso gran parata di Zoppetti e quindi Trieste può manovrare con un gol di vantaggio. Quindi Bratkovic in palleggio per Rovatin. Bratkovic rallenta l'azione offensiva, quindi Rovatin da Piran al centro dell'attacco per Quodis, da Piran, Rovatin, da Piran, Bratkovic in palleggio per Quodis, prova a liberarsi e c'è la parata dell'estremo difensore di Siracusa, quindi il risultato rimane sempre invariato. Siracusa, Trieste 14, Siracusa 13, grande parata da parte di Zoppetti su questo tiro di Lobello, e quindi biancorossi davanti, Bratkovic, pallonetto e la palla va in rete, 15 Trieste 13 Team Network Albatro Siracusa. Quindi Murga per Bobicic, Murga per Bobicic, quindi Canete, Murga per Lobello, quindi Murga, Bobicic bloccato da due giocatori biancorossi, e quindi 9 metri per i bianconeri siciliani. Lobello per Bobicic, poi Canete, quindi Murga, prova il tiro e la parata da parte di Zoppetti, e quindi i biancorossi possono buttarsi tutti quanti in avanti, e c'è questo fallo ai danni di Rovatin, 9 metri battuti da parte di Di Nardo, quindi Bratkovic, Rovatin per Dapiran, Quodis, Dapiran, Rovatin, Dapiran, Quodis, Dapiran per Rovatin, quindi Bratkovic in palleggio, Quodis per Dapiran, il tiro alla conclusione di Rovatin, che va a realizzare il più 3 per Trieste, che quindi trova la 16ª rete contro le 13 di Siracusa, e primo diciamo distacco della partita, una certa consistenza, questo più 3 di Trieste. E in realtà era più 3 anche prima per Siracusa nel primo tempo, però voglio sottolineare che in questo momento la differenza l'ha fatta Zoppetti, il portiere di Trieste, che ha un 3 su 3 strepitoso, perché erano due tiri dai 6 metri, uno dall'ala e uno dai 6 metri e un tiro da fuori, quindi la differenza in questo momento l'ha fatta lui. Quindi Trieste 16
Siracusa 13 con la formazione di coach Giuseppe Vinci, che ora si porta in avanti cercando di ovviamente rimanere attaccata la partita. Quello è, c'è questo siluro che va a segno da parte degli ospiti, che quindi accorciano. Trieste sporta però subito sotto, Quodis per Rovatin, scusate, per la Piranche, finta, poi non riesce a mantenere il possesso palla, Quodis, nulla di fatto, e quindi Siena imposta la manovra offensiva con Murga per Bobicic, quindi quello per Bobicic, la versante opposto, Canete. Gli arbitri però avvisano un'irregolarità. Sì, è un momento perché c'era un fallo sul giocatore di Siracusa, però c'era più che altro uno scontro fra difensore e attaccante, addirittura quasi senza palla. Adesso l'arbitro sta richiamando entrambi, giustamente, e si provvede anche ad asciugare il campo. E quindi c'è un attimo di pausa, e volevo sottolineare che anche Zoppetti ha appena fatto 18 anni, quindi altro giovane in campo. E come dicevamo appunto prima, una linea verde importantissima da ambo le parti, c'è da dire. E ritorniamo, Trieste in questo momento ha in campo 3 giocatori di 18 anni e sotto i 18 anni, i 16 anni di Stojanovic, i 18 di, e grande parata di Zoppetti, i 18 di Zoppetti, i 18 di Robati. Qui Trieste tutta in avanti, prova il tiro e realizza Di Nardo, Trieste 17 Siracusa 14. È una Trieste che in questo secondo tempo ha iniziato con tutt'altro piglio rispetto ai primi 30 minuti di gioco. Sì, ci ha messo molta più grinta e indubbiamente nei primi 30 minuti di gioco non era questa grinta. Vediamo, perché stanno andando a un grosso livello anche di dispendio di energie entrambe le squadre, e para di nuovo Zoppetti che ha chiuso la porta proprio di Trieste. Quindi da Piran per Rovatin in palleggio, da Piran per Quodis. Trieste sta ragionando, quindi chiama lo schema, da Piran in cabina di regia, Quodis, da Piran per Rovatin, Bratkovic, da Piran, Bratkovic contrastato da Sortino, mantiene il posto Trieste, Quodis. Quindi il tiro che va di poco fuori da parte dei Giuliani, il risultato rimane sempre quindi invariato, Trieste 17 Siracusa 14, con questo tiro che va di poco fuori, e i Giuliani quindi impostano l'azione in avanti, non riesce a mantenere la palla di Nardo, quindi Siracusa ha la possibilità di ravvicinare il risultato. È una fase concettata, Trieste ha perso 2 palle in malo modo, Siracusa non ha saputo concretizzare questi 2 regali di Trieste. Adesso vediamo, si è calmato un attimo la situazione, Siracusa gira la palla e adesso vediamo, Trieste con la solita 6-0 e blocca molto bene l'attacco di Siracusa. 9 metri quindi per Siracusa già battuti, quindi quello per Vanoli al centro, quello per questo tiro e la parata di Zoppetti, veramente autore di parate di pregevole fattura in questo inizio di secondo tempo. Sicuramente l'estremo difensore dei biancorossi sta facendo la differenza, ma indubbiamente, cioè, ha subito un solo gol in pratica e ha parato tutto di tutto. Quodis, Bratkovic, Quodis, prova il tiro e la palla va di poco sopra la traversa.
E Quodis sbaglia nuovamente, si è alzato molto bene, però non ha piegato il polso, ha fatto un bel movimento di braccio, però alla fine il polso è rimasto dritto e difatti la palla è andata, diciamo, se la curva era aperta, in curva. E quindi si riprende a giocare quando siamo... Sono passati 10 minuti all'inizio del secondo tempo, con Trieste a condurre di 3 lunghezze, 17 a 14. Quindi Vanoli per quello, poi Murga, quello per Canete, e c'è la rete, quindicesima per Siracusa contro le 17 dei biancorossi. Quindi da Piran per Blakovic, da Piran Rovatin, da Piran Sandrin, da Piran Sandrin, per da Piran Sandrin al centro per Rovatin, poi Sandrin, da Piran finta e viene fermato in maniera fallosa dai due giocatori di Siracusa. Quindi 9 metri per Giuliani, Di Nardo, Sandrin per da Piran, gioco fermo per permettere di asciugare il campo di gioco. Quindi un attimo di pausa e noi così ne approfittiamo per analizzare un po' questo secondo tempo. Un secondo tempo sempre con molta grinta in campo, e le squadre non so se riusciranno a tenere questo ritmo fino alla fine, perché torno a ripetere, c'è tecnica ma soprattutto tanta tanta grinta, e entrambe vogliono portare a casa il risultato positivo. Di Nardo per da Piran, Rovatin, da Piran, viene fermato in modo falloso da Murga, quindi 9 metri per Trieste. Di Nardo la battuta, da Piran Sandrin, da Piran Sandrin, prova il tiro e la parata di Grande. Quindi risultato sempre ancorato, più 2 per i Giuliani, 17 a 15. Quindi quello che passa la metà campo, rallenta un po' il gioco Siracusa. Vanoli per Canete, Vanoli, quello per Canete, poi Murga per quello, Vanoli, tiro che da parte di quello è la parata di Zoppetti, l'ennesima, e quindi biancorossi in avanti. Rovatin che perde palla, in questo caso piuttosto malamente, e quindi azione che sfuma per i biancorossi, e in avanti c'è la conclusione e la rete di quello. Terzino veramente molto molto interessante. E beh, non lo scopriamo noi. E quello argentino, oriundo argentino, come diciamo, sono 5 giocatori del Siracusa sono argentini, italo-argentini, poi c'è Bobicic che è montenegrino, e diciamo che hanno classe, si vede. Quindi torniamo in cronaca, da Piran viene fermato in maniera fallosa Pernic, ma da terra realizza una rete veramente impossibile, di forza, di potenza, la butta dentro. Trieste 18, Siracusa 16. Veramente, come ha fatto noi la nostra postazione, ancora ce lo stiamo chiedendo. Sì, indubbiamente aveva una carica agonistica, una carica che gli ha dato una forza, perché c'erano due difensori che lo tenevano a terra e lui da terra ha segnato. Trovando poi anche l'angolino che ha permesso di trovare questo nuovo lungo dei Giuliani. Quindi ora Siracusa in avanti, quello per Canete,
quindi Vanoli poi sfondamento da parte di Canete, però batti ribatti, ne approfitta Siracusa per realizzare la 17esima rete con Matteo Pola, e quindi grande equilibrio nuovamente con Siracusa che si è portata prepotentemente sotto a meno 1, 17 Siracusa, 18 Trieste, con coach Giorgio Veglia che chiama prontamente il minuto di sospensione. Allora, in questo minuto di sospensione approfittiamo per dire che nella nona giornata Trieste andrà sul campo dell'Eppan, mentre Siracusa riceverà Sassari. E diciamo che la classifica è chiaramente un po' bugiarda in certi sensi, perché molte squadre non hanno giocato tutte le partite. E vede comunque sempre Bolzano in testa, e sto parlando senza sapere il risultato di oggi, e poi anche oggi sono state sospese due partite, quindi la classifica rimarrà molto molto precaria. Esattamente, precaria e anche diciamo sfalsata, visto che sono squadre che hanno giocato veramente pochissime partite e altrettante che invece ne hanno giocate tutte, tipo Marano se una ne ha giocate due, e Trieste ad esempio ne ha giocate sette, come Fasano, come Fondi. In questo caso diciamo fino al turno precedente, ovviamente, perché non sappiamo ovviamente quello che sta succedendo ora. Sì. Esattamente. Poi volevo spendere una parola per i marcatori di questo campionato. Noi abbiamo visto qui a Trieste il Fasano e con lo svedese Rialstam che ha segnato qui a Trieste, ha giocato molto bene e difatti è in testa alla classifica con 60 gol. Torno a ripetere, prima di questo turno. Qua ci sono delle proteste da parte della panchina di Siracusa, per quello il gioco è stato per il momento fermato, si dovrebbe riprendere tra qualche istante. E quindi Popovic per Blatkovic. Popovic, fra l'altro, appena entrato. Trieste riprende a giocare. C'è stato un po' di caos per via che Bratkovic ha trovato da dire, diciamo così, con Vinci, l'allenatore del Siracusa, per cui gli arbitri e il commissario stesso di campo hanno fermato il gioco. Quindi Quodis fermato in maniera fallosa. A nostro avviso qua ci poteva stare anche il tiro dai 7 metri, invece 9 metri vengono dati per Trieste. Quindi Popovic per Rovatin, Quodis per questo tiro da parte di Trieste che va a segno con Dapiran. Quindi i giuliani nuovamente si portano avanti di due lunghezze, 19 a 17, quando siamo giunti alla metà esatta del secondo tempo. Grande passaggio dietro la schiena di Rovatin, che ha proprio messo in condizioni Dapiran di andare a tirare dai 6 metri, però dalla posizione di terzino, quindi aveva tutta la porta aperta. Quello per Vanoli, quello per Vanoli, poi ovviamente quello viene fermato in maniera irregolare. Un giocatore di Siracusa, quindi 9 metri per gli ospiti che mantengono il possesso palla e impostano quindi la manovra con Canete. Trieste recupera la palla, in questo caso un batti ribatti, molta confusione in questa azione, ma i biancorossi hanno la meglio e quindi si portano in avanti da Piran per Rovatin, poi Bratkovic. Quindi Rovatin, Bratkovic per Popovic, esce Di Nardo per Popovic, Trieste gioca con Pivo Pernic e
centrale Rovatin, Kuodis, Popovic, Bratkovic da Pirano e Leali. Popovic fa invasione, quindi palla persa per Trieste. E quindi Siracusa si porta in manovra d'attacco con quello che trova la rete. 18 Siracusa, 19 Trieste. Veramente a questo punto diciamo grande battaglia in campo. Sì, grande battaglia, e anche per gli arbitri è un po' difficile arbitrare una battaglia simile, perché anche adesso ci poteva stare magari anche un fallo in attacco, non l'hanno fischiato giustamente perché hanno un metro uguale per entrambe le squadre, quindi in questo momento Rovatin va in gol. Trieste 20, Siracusa 18, recupera palla Bratkovic con astuzia e quindi ora imposta la manovra da Piran per Rovatin, Kuodis, Rovatin dalla parte opposta per Popovic, quindi Bratkovic, Popovic, Rovatin, e nuovamente il gioco fermo perché sono le proteste piuttosto vibranti da parte della panchina di Siracusa, e vediamo anche che sono stati fibrati 2 minuti. Veramente si sta giocando, il gioco è ancora fermo. C'è il coach Vinci con Giorgio Veglia che si stanno dicendo qualcosa, poi gli animi si stanno placando e viene ammonito Giorgio Veglia in questo caso. Quindi sono stati combinati 2 minuti alla panchina di Siracusa, mentre dall'altra parte a Trieste è stata data l'ammonizione a coach Giorgio Veglia. I 2 minuti, quindi Siracusa gioca con un uomo in meno e l'opportunità per Trieste è di andare sul +3. Vedremo come la gestisce. Adesso chiaramente dovrebbero fare un bel scagliare in velocità e andare al tiro dai 6 metri. Partita che ora si sta un po' innervosendo e nel frattempo c'è la rete da parte di Kuodis, Trieste 21, Siracusa 18. Non stiamo neanche capendo perché tutto questo nervosismo, sinceramente, perché la partita fino ad ora è andata sui binari della tranquillità, mentre la panchina di Siracusa si è più volte innervosita in questo secondo tempo. Sì, penso, non so, mi fa strano perché Vinci è un allenatore di esperienza, deve esserci stato qualcosa che noi non abbiamo potuto né vedere né sentire, soprattutto con Bratkovic, l'ala destra di Trieste. E comunque anche la partita si sta innervosendo, si vede anche dalle azioni come stanno girando le due squadre a palla. Devo dire che si è innervosita un po' di più, chiaramente, Siracusa, che si trova sotto il punteggio, e si vede, ecco, bellissimo gol di Siracusa che con l'uomo in meno, con quello riesce a portare a -2 il risultato. 21 Trieste, 19 Siracusa, quando mancano poco più di 10 minuti alla conclusione del match, con i Giuliani in avanti, quindi Rovatin per Popovic, Bratkovic, Popovic, Rovatin, Popovic, Bratkovic, dall'angolino trova la rete, Trieste 22, Siracusa 19. Importante nell'economia di gioco della squadra di casa sicuramente questa rete di Bratkovic in un momento dove, diciamo poc'anzi, l'agonismo la fa da sovrano. Sì. Intanto rientra il giocatore di Siracusa, quindi squadre di nuovo pari in campo con gli stessi giocatori. E Bratkovic si è dimostrato, è arrivato a Trieste con chiaramente un buon curriculum,
perché giocava in Francia in Serie A, e però non ci si aspettava che potesse diventare anche il leader della squadra assieme ad Apiran, e portando veramente un buon bellissimo il passaggio e grandissima parata di Zoppetti. Nello spogliatoio un'aria proprio vincente e di felicità. E quindi entriamo in commento per questi ultimi 9 minuti di partita con la formazione di casa in avanti, Popovic, Bratkovic, Guardis per Popovic, Guardis, Rovatin, Popovic, poi il tiro e c'è la parata da parte di Grande, quindi è stato ancorato, 22 Trieste, 19 Siracusa. Ora si pone in avanti la formazione di Vinci con Murga per Bobicic, per quello, poi Murga, quindi quello, Murga, Vanoli, Murga, Vanoli, Murga, per quello, quindi Canete, e poi tiro dai 7 metri concesso dagli arbitri per questo fallo commesso da Trieste. Tiro dei 7 metri giusto, e devo dire, devo spendere due parole, intanto vediamo l'esecuzione, rete, e devo spendere due parole per gli arbitri di questa partita che sinceramente Diello e Panetta si stanno dimostrando come gli arbitri in generale che sono arrivati qui a Trieste, o ho visto anche negli altri campi dove eravamo noi, degli arbitri che quest'anno arbitrano molto molto meglio degli scorsi anni. E quindi Trieste in avanti, Popovic, la rete, 23esima per i biancorossi che ora allungano più 3, quindi Siracusa deve assolutamente, per rimanere in partita, cercare la conclusione. 9 metri quindi per la formazione di coach Vinci. Trieste che diciamo nel secondo tempo ha trovato una maggiore regolarità in attacco, ma soprattutto c'è da dire un grande Zoppetti in fase difensiva. Queste diciamo sono le armi che hanno portato, e quindi contropiede di Trieste per Novatin, gol, rete di Trieste, 24 Siracusa 20. Ed ora Trieste sembra aver veramente diciamo ingranato, e nel frattempo c'è il minuto di sospensione chiamato da coach Vinci per spezzare il ritmo alla partita. Allora, meno di 7 minuti alla fine, adesso si entrerà nella fase calda e penso sarà purtroppo più caotica che tecnica, perché già adesso, fino a questo punto, abbiamo visto tantissima grinta, tanta voglia di vincere in entrambe le squadre, tecnica anche, diciamo forse più nei due portieri, ecco, anche bei gol, però molto, molto, anche abbastanza nervosismo e molto sulle righe il gioco. Facendo un commento generale sul campionato, diciamo comunque che mediamente è un torneo molto molto equilibrato, dove gli scarti veramente non sono mai notevoli, e anche chi sta comunque in coda si è sempre giocata sino alla fine. E senz'altro, senz'altro è un campionato molto più equilibrato che gli altri anni, e questo è dovuto anche diciamo a quello che stiamo passando in tutto il mondo, questa pandemia, perché le squadre hanno dovuto sacrificare anche dei veri campioni che sono, o sono andati in altri campionati che hanno trovato comunque soldi, oppure diciamo sono rimasti, ma non tutte le squadre sono riuscite a mantenere un livello così, quindi si è alzato per tutte e un po' abbassato per tutte.
Nel frattempo si è tornati a giocare, stava per perdere palla, come l'ha effettivamente persa Siracusa, però diciamo l'arbitro ha avvisato un'irregolarità, quindi il possesso rimane sempre in favore della formazione di coach Vinci, con quello per Canete, quindi quello Canete per Murga, poi c'è il tiro di quello e la parata di Zoppetti. Zoppetti sugli scudi ha chiuso tutto il secondo tempo la porta di Trieste, una proprio una prestazione bestiale di questo diciottenne. Torno a ripetere, in campo abbiamo Rovat in 18, in questo momento non c'è più Stojanovic, 16 anni, ma questa è la pallamano del futuro e Trieste schiera proprio questa bella gioventù. Quindi Rovatin per Popovic, Bratkovic, gol, gran gol dello sloveno che quindi porta Trieste a più 5, possiamo dirlo, massimo vantaggio dei biancorossi quando mancano poco meno di 5 minuti, quindi sicuramente un gol pesantissimo quello siglato da Bratkovic per l'economia di gioco da parte dei biancorossi. Dall'altra parte cambia portiere Siracusa, quindi recupera Trieste palla, recupera palla, lancio di Pernic per Rovatin e poi c'è il tiro di Bratkovic che va in rete, ma viene veramente calato malamente. Brutto fallo, brutto fallo. No, bruttissimo fallo e diciamo anche molto cattivo. E l'arbitro... Due minuti a Vinci. Ci potevano stare anche un'espulsione definitiva, perché fare un fallo su un giocatore lanciato ed era già con tutti e due i piedi staccati da terra, questo è proprio un fallo brutto. Un fallo bruttissimo, comunque Trieste si porta a più 6 e fortunatamente Bratkovic si è alzato senza problemi, 26-20. E Trieste quindi per due minuti ha anche la possibilità di giocare in superiorità numerica, cosa molto importante visto che ci si avvicina verso la conclusione e le reti di vantaggio sono ben 6. Sì, indubbiamente stiamo andando verso la conclusione. Adesso Siracusa, anche se in inferiorità numerica, dovrebbe riuscire. Oh! Questo era fallo. Mi dispiace, non era fallo, mi sono sbagliato, mi sono lasciato prendere un po'. Giusto gol e Siracusa si porta al meno 5. Gol di Capitan Murga, 21 Siracusa, 26 Trieste. Quindi quodis per Rovatin, quodis Rovatin. Trieste gioca col doppio pivot, da Piran realizza la 27esima rete contro le 21 di Siracusa, quindi più 6, diciamo la partita che si sta incanalando nel verso giusto per la formazione di Coach Oveglia. Allora, diciamo che tecnicamente Trieste era con un uomo in più, quindi ha mandato anche Quodis a pivo, giocando con doppio pivo ha tirato gli avversari, la difesa sui due pivo e da Piran è riuscito dall'ala a andare a segno. Palla recuperata da parte dei Giuliani, però era già fuori nel palleggio Rovatin, chiaramente era molto difficile tenerla in campo perché era un po' recuperata in maniera casuale. Quindi Siracusa in avanti, Bobicic per Murga che palleggia, poi Bobicic prova il tiro e Zoppetti para. Zoppetti para, non irresistibile questo tiro. E dall'altra parte va a rete Rovatin, 28-21. E possiamo dire a questo punto, a due minuti poco più della fine della partita, 7 gol sono un margine abbastanza ampio.
con quindi la vittoria che va a Trieste, diciamo grazie a un secondo tempo dove è salita di tono. Buon secondo tempo per Trieste. Vai, parte questa Zoppetti, incredibile, incredibile partita, e per Riga giustamente era lanciato in contropiede, però Pernic era con mezzo piede dentro l'area e quindi azione annullata per Trieste, il più 7 rimane, e comunque sto Zoppetti ha fatto sugli scudi. Io penso che possiamo dire che l'uomo partita è senz'altro Nicolò Zoppetti. E qui andiamo a commentare questo minuto poco più di partita con Siracusa in avanti, ormai cerca solo di accorciare il divario, ma la partita possiamo considerarla virtualmente chiusa. 9 metri per i bianconeri, quindi lo bello per Murga, anche qua. Anche quando dopo la partita prende una certa piega, adesso Zoppetti fortunato perché il tiro è andato a sbattere sulla traversa. Intanto la panchina di Trieste già sta festeggiando, il pubblico anche. Devo dire che anche oggi il pubblico di Trieste ha risposto in maniera al massimo, perché con le normative Covid più di così non si poteva, e il palazzetto in queste normative è esaurito. Quindi un grande applauso come sempre va dato al pubblico di Trieste. E si conclude quindi il match, anzi c'è questo ultimo tiro per Trieste di rigore. Che va fuori da parte di Mazzaroli. E quindi si conclude la partita con Trieste che batte la Team Network Albatro con il punteggio finale di 28-21. Dal Palla Chiarbola è tutto, al prossimo appuntamento.